Però noi la Sicilia l'abbiamo salvata, il bilancio l'abbiamo salvato, la programmazione europea l'abbiamo avviata, il patto per il sud è stato diventato cantiere, stiamo impegnando le risorse, stiamo facendo le gare. La sanità l'abbiamo salvata, la formazione professionale abbiamo dimezzato i costi, lo stesso abbiamo fatto sui forestali, erano tabù di questa vecchia Sicilia, le imprese mafiose le abbiamo cacciate. Nessuno attribuisca a Crocetta la voglia di rompere, nessuno attribuisca a Crocetta la voglia di disintegrare il centro-sinistra. Io sto facendo una proposta unitaria, i termini ci sono, io Luca non lo capisco perché l'idea di mettersi d'accordo con quattro potenti in una stanza e di fare accordi e di fare la foglia di fico presentando quel progetto civico invece quello che è una vera e propria, un vero e proprio complotto di palazzo è incomprensibile. Voglio essere su questo estremamente chiaro. Io credo che noi abbiamo questo dovere. Io credo che il centro-sinistra abbia il dovere di confrontarsi. Tra l'altro, se Micari veramente c'è tutto questo consenso di gran parte del Partito Democratico, dell'NCD, di D'Alia, eccetera, eccetera, allora dovrebbe proprio strapazzare alle primarie, giusto? Dovrebbe strapazzare. E io sarei felice di essere strapazzato, per essere chiaro, cioè sarei felicissimo, cioè voglio dire, non ne porto, perché la democrazia ha un senso, le regole hanno un senso, Però insomma, se dici io sono vincente, poi i sondaggi dicono altro, io sono forte, basta mettere insieme quattro pezzi di politica, abbiamo fatto e abbiamo fatto il presidente. E poi termini primari e già qualcosa non funziona. Non funziona. Io penso che i partiti non abbiano capito una cosa, che oggi la gente non vota più